In regione Lombardia non c'è alcun caso di coronavirus, è quanto emerge dalla conferenza stampa indetta urgentemente oggi pomeriggio dal presidente Attilio Fontana per placare ogni forma di allarmismo. Sentiamo le sue parole e quelle dell'assessore Gallera. Ci avete tranquillizzato, le due persone in Italia infettate non sono passate da Milano. È stato comunicato dal Ministero, il quale ha escluso che ci possa essere stato alcun tipo di contatto diretto con qualcosa, qualcuno nella nostra regione. Si sono diretti immediatamente a Verona e di lì hanno ripreso il viaggio. Quindi da questo punto di vista credo che si possa cercare di essere un po' più tranquilli, ma credo anche che non si debba diffondere panico in assoluto. Come è stato ben spiegato dall'assessore, abbiamo posto in essere tutte le iniziative necessarie, concordate e confermate dal Ministero. È chiaro, siamo molto attenti, siamo molto preparati e speriamo che le cose vadano nel modo migliore, però non facciamoci prendere dal panico. Sì, abbiamo un sistema che è molto competente, professionale e fortemente reattivo. In questi giorni ben 34 sono le persone che si sono presentate, che avevano le caratteristiche, quindi arrivavano dalla Cina o avevano transitato per la Cina e avevano quei segni della febbre, della tosse secca, del mal di testa e delle difficoltà respiratorie che abbiamo preso in carico e per cui abbiamo fatto i controlli nei nostri tre laboratori assolutamente molto professionali e sono tutti negativi, alcune tre o quattro sono ancora in fase di valutazione perché evidentemente ogni giorno si presentano, ma tutti gli altri hanno dato esito negativo, quindi in regione Lombardia oggi non c'è alcun caso di coronavirus, ma soprattutto abbiamo un sistema molto reattivo, molto professionale che prende in carico le segnalazioni che arrivano o dai singoli cittadini o dai medici di medicina generale e lì attraverso un percorso assolutamente separato li mettono in zone anche qui lontano dagli altri, fanno i controlli, a volte li tengono anche ricoverati una notte e poi quando tutto è tranquillo li lasciano evidentemente tornare a casa, quindi un sistema efficace, importante, reattivo e diamo quindi un messaggio di grande tranquillità a tutti i nostri concittadini. Ci sia, chiamate l'112 e dite sono stato in Cina o arrivo dalla Cina, ho questi sintomi e verranno loro a prendervi con autoambulanza e con i presidi anche di sicurezza per gli operatori dell'autoambulanza.